La prima cosa che voglio dichiarare ufficialmente da coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle della provincia di Prato è che noi, con un PD che ha votato a favore della multiutility, quindi ha messo in poche parole una società che doveva essere pubblica in mano aperta ai privati e quindi alla quasi sicura, direi ormai sicura, quotazione in borsa, con un partito che è fortemente diviso fra Prato e Firenze sulla costruzione dell'aeroporto nuovo, quindi che noi non vogliamo, con un partito che apre anche alla possibilità degli inceneritori, con un partito che in Consiglio Comunale non è riuscito a far partire la tariffa differenziata sui rifiuti, che tutti stanno chiedendo per aumentare anche il livello della differenziata, con un partito democratico che a Prato propone ulteriore cementificazione con la costruzione di un hub in una zona che è già profondamente ferita dal vicino depuratore di Baciacavallo, con un PD che dice di essere sinistra, ma che in realtà la sinistra se l'è dimenticata che cos'è, tranne magari qualche momento di orgoglio da parte forse dei più giovani, dei nuovi arrivati, con una giunta che al proprio interno ha aperto le porte a un assessore di una forza politica che fa capo a Renzi, sostanzialmente noi proprio non vogliamo avere niente a che fare, noi con il PD non ci andremo, annuncio che presto faremo un manifesto nel quale metteremo dei punti identitari e ci rivolgeremo alla parte civile della città, diciamo alla cittadinanza, per coinvolgere chi ci vuole stare nel nostro progetto. Ecco, quindi noi apriremo, ascolteremo forze progressiste, ma non il PD, perché il PD noi non lo consideriamo, per i punti che ho appena, e altri ancora, che ho appena diciamo elencato, proprio non c'è possibilità.